L'orografia aspra e il clima rigido rendono il territorio carnico poco adatto all'agricoltura. Fiorente, invece, è l'allevamento, soprattutto dei bovini da latte e dei suini. Ligosullo non fa eccezione, dato che la sua vocazione è da sempre pastorale. Il paese traeva la sua principale fonte di ricchezza dallo sfruttamento dei pascoli d'alta quota, in particolare quelli del Monte di Mon, che lo domina dall'alto. L'attività agricola si limitava a piccoli appezzamenti di terreno, strappati ai pendii alpini, dove si coltivava quanto serviva per l'alimentazione quotidiana. Patate, legumi, segale, orzo, grano saraceno, mais, oltre alla canapa e al lino usati per la tessitura. Il lavoro veniva svolto interamente a mano, senza l'aiuto di animali da lavoro come cavalli o muli. In realtà esistevano almeno due lavori che in passato erano molto diffusi a Ligosullo. Il primo era quello dei merciaioli ambulanti, cramars, che costituivano una nutrita comunità. Nel 1679 i documenti testimoniano che il paese ne contava ben 30, i quali esercitavano la loro attività fino in Carinzia, Stiria, Slesia e Baviera. Essi vendevano soprattutto spezie, sementi, stoffe, fabbricate a tolmezzo o tessute in loco e accessori per il cucito. Un altro mestiere tradizionale, oggi totalmente scomparso, era quello dell'arrotino, anch'esso ambulante, per il quale i liussani erano particolarmente rinomati. Anch'essi giravano per l'Europa orientale, spingendosi fino all'Austria, alla Jugoslavia e all'Ungheria. Il mestiere cominciò a decadere quando la Grande Guerra interruppe i tradizionali flussi migratori verso l'Austria e la Germania. Le migrazioni temporanee coincidevano o con la stagione invernale e primaverile o con l'inizio dell'autunno. In questi periodi a emigrare erano gli uomini, mentre le donne rimanevano in paese per occuparsi della gestione delle case, del lavoro dei campi e della cura degli animali. Gli uomini tornavano per i lavori estivi, come ad esempio la fienagione. Altri mestieri diffusi erano quelli del boscaiolo e del fabbro. Nella stagione estiva, i visitatori possono effettuare escursioni e passeggiate lungo i sentieri e le mulattiere che portano alle vette e alle antiche malghe, ormai quasi tutte disabitate. I monti Paularo e di Mon si prestano anche alla mountain bike. Nei boschi tutto intorno si incontrano spesso cappelle, icone e piccole chiesette isolate.